un attimino perché non abbiamo nemmeno fatto le prove del collegamento con Rosario Previtera. Rosario, buonasera. Ciao, buonasera. Ringrazio perché ti ho presa al volo dai tuoi molteplici impegni. Dicevo prima che un grande professionista innamorato di quest'area e della Costa Viola. Senti, Rosario, su quale agricoltura? Ecco, il risveglio c'è, ci sono tre cooperative a distanza di 30 anni, insomma 25 anni, ne sono nate due, ma su quale, secondo te, da esperto, su che tipo di agricoltura bisogna puntare? Ecco, si sta producendo del vino, zibibbo ed altro, però ecco, su cosa, vista anche la conformazione di questo territorio? Ma guarda, la produzione deve essere quella dell'area vocata. L'area vocata è quella in cui vi è questa sorta di vocazione sia ambientale che agricola. Quindi insieme il clima, il terreno e la storia ci danno la possibilità di capire cosa possa essere coltivato in una determinata area. Nella Costa Viola possiamo parlare quasi esclusivamente dell'uva e del limone, in questo caso è lo sfusato di Favazzina, perché storicamente ci dicono i nostri avi, e ce lo dicono i fatti, che sono colture che funzionano e comunque danno una produzione di un certo rilievo. Provare a fare altro si può, però a livello sperimentale. Oggi in aree meno impervie, nel caso della Costa Viola, quindi in aree dove magari la viticoltura non viene praticata, io suggerisco la mandorla perché? Perché c'è intanto una vocazionalità generale calabrese, secondariamente perché c'è una nuova richiesta di frutta a guscio, in questo caso di frutta secca, la mandorla come prodotto non solo nutraceutico, ma perché abbiamo la possibilità di avere chi acquista il prodotto. Io stesso sto collaborando con Filiera Mandorla Calabria in tutte le aree vocate. Attenzione della regione, stiamo realizzando nuovi ettari di mandorleto, ma perché? Perché l'area lo consente, ma soprattutto perché c'è un mercato sicuro, perché c'è qualcuno che in questo caso è il capofiliera, che è Nutfruit Italia, che acquista il prodotto. Quindi va bene, potrebbe andare anche perché la mandorla californiana, greca e turca negli anni prossimi saranno ostacolate nell'arrivo in Italia per motivi sia di residui. Di residui e pesticidi, in poche parole, sia perché per motivi geopolitici difficilmente si riuscirà a produrre, a trasportare, a raccogliere prima e trasportare le mandorle in Italia. Quindi il mercato ritornerà in auge, oltre a quello spagnolo sarà quello proprio italiano. Quindi chi ha degli appezzamenti abbastanza ampi, non superiori ai 300 metri sul livello del mare, non lo consiglio per i muri, per le armaciere, le rasole o armacie, perché comunque diventano alberi e non funziona in aree come le nostre, ma il mandorleto può diventare una buona scommessa agricola, così come in area grecanica, in area locridea, l'area vocata è laddove possibile è il bergamotto. Quindi la vocazionalità è sempre importante. Ciao, Assolutamente, buonasera. grazie, grazie Rosario. Grazie a voi. E allora, Costa Viola Travel, siamo in diretta su Costa Viola Travel, su costaviolanews.it e naturalmente sul canale YouTube di Costa Viola, quindi chi si perde la diretta può naturalmente tornare su questi canali e rivederlo.